Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Crastolla e ho il piacere di ospitare sul canale ancora una volta il maestro Marco Mazzuca. Salve a tutti, ciao. Maestro, allora innanzitutto ti chiedo come va, so che mi sei appena finito di fare lezione se non sbaglio. Sì, in video le video lezioni, perché purtroppo ancora siamo bloccati, o sai meglio di me, con le nostre attività, ci hanno bloccato tutto quanto, palestre, centri sportivi. È un macello, sì. Il mondo allora, dello sport sta subendo un grosso trauma, grosso, enorme. E io ti spingo, io lo cerco di fare sempre, cerco di spingere sempre sull'online, anche perché molti hanno quella reticenza, no, nell'online, ma perché è un mezzo che non conoscono. È chiaro che non puoi fare tutto il programma, però... È logico. Puoi fare abbastanza cose, più di quello che uno magari si aspetta, poi provando le idee vengono fuori. Allora, maestro, qual è stato il tuo percorso nell'ambito delle arti marziali? Come mai hai deciso di praticare? Cosa hai praticato? I vari cambiamenti? Facci un excursus. Un piccolo excursus. Sì, allora, sì. Io negli anni 80 ho iniziato il full contact, perché la kickboxing non esisteva. E non era ancora in auge, va bene? E quindi ho iniziato il full contact fino al quando nel 1997 ho preso la cintura nera, giustamente, calcoliamo, io ho iniziato nell'89, 88, 89. Nel 97, dopo aver preso la cintura nera, avevo già fatto parecchie gare sia a livello amatoriale che campionati regionali, interregionali, eccetera eccetera. Nel 97 ho vinto il campionato nazionale nel settore semi-contact della kickboxing e ho difeso il titolo dal 1997 al 2003. Nel 2003 ho, diciamo, lasciato la parte nazionale perché sarei dovuto andare agli europei, ma come tu mi insegni, i fondi, il budget per andare agli europei o li prendi da solo o non si sponsorizza nessuno. Perché? Perché stiamo parlando di arti marziali, purtroppo le arti marziali non sono sponsorizzate come sono sponsorizzati altri sport. Cito calcio, ok? E io conosco bene il mondo del calcio perché oltre, lo so, vabbè, che te ci conosciamo, magari chi ci ascolta non lo sa, oltre a essere un maestro di jiu-jitsu e di kickboxing, sono un medico, sono un ortopedico, un chirurgo ortopedico, e per cui sono stato come ortopedico nella società sportiva AS Roma per 5 anni e con l'AS Lazio per 3 anni. Si sente che sono di Roma, quindi Dopodiché nel frattempo seguivo anche altre squadre di calcio delle serie minori, anche della serie B, della serie C, in eccellenza, serie D, eccetera eccetera. Per cui il mondo del calcio lo conosco benissimo, so quanto budget può utilizzare una società. Lo stesso budget nelle arti marziali non si vede, non esiste. Per cui nel 93 io mi ero già iscritto a medicina, studiavo, mi allenavo tutti i giorni, perché io da quando ho iniziato nel 1988 fino ad oggi non ho perso mai una giornata di allenamento. Sarà capitato per influenza o per problemi che poi eventualmente ne parliamo. In qualche periodo di stop ce l'ho avuto, però dal mio punto di vista mi alleno tutti quanti i giorni, 2-3 volte al giorno, anche adesso a casa, perché le palestre, ripetiamo, sono chiuse. E in più all'epoca
ho iniziato ad insegnare, quindi non mi sono presentato alla convocazione per gli europei, che sarei dovuto andare in Germania, avrei perso un periodo di tempo anche a livello universitario, per cui non potevo permettermi questi buchi, e ho abbandonato quindi il titolo di campione nazionale. Ho continuato ad insegnare fino al 2007, 2007-2008. Nel 2008, lo diciamo subito, mi sono ammalato di sclerosi multipla. E mi sono ammalato di sclerosi multipla sentendo inizialmente un grosso problema negli spostamenti, sia nelle schivate, sia nel clinch, sia nei movimenti di finte con l'avversario, nei calci. Te ne sei accorto in palestra, fondamentalmente, cioè nelle reazioni? In palestra, nel corso degli anni, cioè dopo nel 2004-2005 ho cominciato a sentire che facevo difficoltà ad anticipare il compagno, ok? Il compagno di palestra, l'avversario sul ring, ho fatto parecchie manifestazioni di beneficenza, eccetera, eccetera. E il mio maestro e i miei compagni mi dicevano: Marco, è normale che non ce la fai, operi 12 ore al giorno, perché all'epoca operavo 12 ore al giorno. E arrivi la sera, sono le 8:30, alle 9, non ce la fai, è normale che hai stanchezza alle gambe. Io sentivo che c'era qualcosa che non andava, vedevo facevo schivate di tronco e vedevo il buco nell'avversario, quindi lo portavo magari a scoprirsi sul lato sinistro della faccia, e dovevo partire di calcio circolare al viso, ma Washigeri, ok, e non partiva, stavo lì, per cui non mi partiva il ho visto dei bei video, come si hai fatto sul colpo d'incontro, ok, qual il diretto in avanzata, ok. Nel cambio guardia, sì. E quello era un mio colpo con cui ho vinto parecchi incontri, provavo a farlo e non partiva, mi allenavo al sacco, stessa identica cosa, per cui piano piano ho cominciato a vedere che questa difficoltà diventava sempre più ingravescente, sempre più pesante, fin quando poi sono sentito male seriamente durante l'attività lavorativa in sala operatoria, numerosi accertamenti, eccetera, eccetera. Alla fine è uscito fuori che avevo una rara forma di sclerosi multipla, e da lì ho fatto una scelta. Il mondo del full contact, che era diventato in quel periodo kickboxing, per cui cominciavano a tirarsi low kick, le prese al collo, eccetera, eccetera. I clinch erano cambiati, ci stavamo adattando quindi al cambiamento del full contact in kickboxing, anche se tutt'oggi palestre di full contact ci sono, hanno il mio massimo rispetto, perché sono, secondo me, il full contact è uno sport da combattimento molto serio e preso molto corretto anche, cosa che ho trovato meno. Non me ne vorranno gli amici. È tranquillo, si può dire tutto qua. La kickboxing, ma nella kickboxing, insomma, c'è un pochino più di agonismo, troppo agonismo, ok? Parla un agonista, sto sì. parlando con un agonista. Beh, guarda, io non tanto, io ho sempre vissuto più la parte filosofica marziale e di difesa personale più che di sport. L'ho praticato un pochettino, ma l'ho mollato abbastanza presto. Però, insomma, ci capiamo. Un conto è
portare una squadra di ragazzi, di bambini che vanno sul tatami o sul ring per fargli fare la gara, ok? Un conto è incitarli in maniera aggressiva, diciamo, sì. Ok? Nel full contact io queste cose non le ho mai trovate. In 88, 98, 2008, in 20 anni non l'ho mai trovate, mai, mai. Adesso che faccio anche il medico di board ring o un medico di gara, qualcosa di diverso lo trovo. Trovo più aggressività e la cosa mi dispiace. Anche nel pool? No, nella kickboxing, perché la kickboxing praticamente è un'evoluzione del pool dove si, da quello che ho visto io sulla mia esperienza, si interseca un pochino di Muay Thai, ok? Ci sono dei colpi della Muay Thai che sono stati americanizzati, ok? Per cui il low kick viene tirato in un determinato modo, che non è lo stesso come viene tirato nel box o Muay Thai, però ci si avvicina, ok? Il clinch a doppie mani sul collo, dove porti l'avversario verso il tuo ginocchio, è una tecnica praticamente della Muay Thai, e il boxing l'ha presa. Giustamente nella Muay Thai puoi anche combattere soltanto con le fasce, per cui è molto più facile prendere l'avversario. Con i guantoni, meglio di me, è difficile. Per cui, tornando al discorso della mia vita nelle arti marziali, nel 2009, dopo un periodo di ricerche mediche, eccetera, eccetera, ho iniziato a studiare cosa potessi fare, perché non potevo fermarmi, io non mi fermo mai davanti a niente. E ho iniziato a studiare, ho visto cosa mi mancava dal punto di vista articolare, la forza muscolare nelle gambe, eccetera, eccetera, e ho visto che c'era il Tai Chi, ma io non sono uno spirito del Tai Chi, lo rispetto tantissimo. Vuole un pochettino più di azione, un pochettino più di dinamismo. Sì. Ok, da lì mi avvicino a quello che tu praticamente hai detto, tu hai fatto difesa personale, ok? Io, essendo uno spirito abbastanza tranquillo, finché non mi sposti, finché non mi tocchi, che rimani nella tua sfera, nel momento stesso in cui tu entri nella mia sfera c'è una linea, oltrepassi quella linea divento aggressivo, difendo le mie cose e il mio territorio in tutto, l'ho sempre fatto, ho sempre portato rispetto a tutti, ma sapevano tutti che potevano arrivare fino a un certo punto, dopodiché fermi, è come l'autodifesa. Sì. Mettiamo le mani avanti, ok? Questo è il punto di non ritorno. Io sto qui, si vede in prospettiva, giusto? Questo è il punto di non ritorno. Se tu tocchi il ditino, io parto. Non potendo partire come full contact kickboxing, ok? Ho cercato una arte marziale dove ci fosse filosofia, non potevo fare karate perché le gambe non vanno, i pugni vanno, ma le gambe non vanno. Attualmente le mie mani non hanno più una presa, ho tutti e due i polsi, diciamo, ho queste fascette dove, oltre a esserci il prodotto, non facciamo pubblicità, io inserisco della lidocaina perché si stanno danneggiando tutti quanti i legamenti. Scusa la mia ignoranza, che cosa sarebbe questo, la lidocaina, se non ho capito Lidocaina male? Ah, è un non è. nome, diciamo, farmacologico di un anestetico. Ok. Per cui metto l'anestetico insieme all'antinfiammatorio che sta già nel cerotto e sento meno dolore. All'epoca i polsi ancora funzionavano. E che cosa ho fatto? Ho trovato il jiu-jitsu tradizionale, non il Brazilian, perché il Brazilian è più lotta a terra.
io non potendo, non avendo forza nelle gambe, giustamente mi sono avvicinato a un'arte marziale tradizionale dei antichi samurai, dove studiando la storia del jiu-jitsu e studiando poi l'evoluzione del jiu-jitsu in Italia attraverso le varie scuole che si sono tramandate sia dal Giappone sia in Italia, perché il jiu-jitsu praticamente in Italia nasce tramite il maestro Bianchi, Gino Bianchi. Se non sbaglio c'ha un metodo a sé, no? Il metodo... C'ha un metodo a sé. Ha catalogato praticamente in 100 tecniche divisi in 5 settori, A, B, C, D, E. Ogni settore ha 20 tecniche. Praticamente i principi fondamentali che lui aveva studiato quando faceva il militare, perché lui fece lui era un militare, e durante la Seconda Guerra Mondiale venne stanziato a Tianjin, in Giappone, e lì lui già praticava il savate. Siamo negli anni 40, 50, no, anni 30, 40, sì, intorno a quegli anni, negli anni 40, insomma. E lui praticava il savate, si avvicinò al jiu-jitsu e ebbe il lampo di genio di iniziare a catalogare le varie tecniche usando dei principi fondamentali. Esempio, la torsione del polso, che è il Kodekaeshi, viene studiata in una tecnica di settore che lui ha chiamato 16A. Per cui, se io ti chiedo la 16A, sai che devi fare un Kodekaeshi, seguendo una serie di movimenti ben catalogati. E studiando, vedendo appunto cosa aveva fatto il maestro Bianchi, mi sono praticamente avvicinato al mondo del jiu-jitsu, ho iniziato questo percorso, ho visto che poi alla fine il jiu-jitsu ha come principio fondamentale l'adattarsi ad ogni situazione. Come tu ti adatti nella difesa personale, la tua difesa personale è la difesa personale di Marco Castolla, che utilizza la sua conoscenza del karate, ok? Magari hai fatto altri stage di kickboxing, di judo, di jiu-jitsu, eccetera, eccetera. L'hai uniti e ti sei fatto la tua autodifesa. La tua autodifesa è diversa dalla mia, ok? Perché io adesso sto a 55 kg di peso, per cui non potrei innanzitutto fare proiezioni, perché tecnica per tecnica può essere veloce, svelto, preciso e tutto quanto, ma le proiezioni, parliamo di Nippon Shinage, di un Koshi Kuruma, uno Koshi, quindi quando vai a sollevare completamente l'avversario, io lo sollevo. Io la tecnica te la faccio anche precisa. Il discorso è che nel momento stesso in cui vado a trazionare, io ti cado sopra. Per cui non è una tecnica di autodifesa, perché nell'autodifesa non bisogna mai andare a terra. Può succedere, ma ti devi rialzare immediatamente. Non sai quanti sono gli avversari, non sai come sei posizionato all'interno di una stanza, di un locale, in mezzo alla strada. Se ci sono delle buche, se c'è una pezzo di vetro, ok? Per cui per terra possibilmente, sì. Possibilmente cerchiamo di non andarci. Poi se ti ci portano è lì, vita mia contro vita tua, ci giochiamo. Però ho visto che il jiu-jitsu è l'adattarsi, quindi è adattarsi a ogni tipo di situazione. La mia filosofia è adattarsi a ogni situazione, io mi adatto a ogni cambiamento. Mi sono adattato sia a livello professionale, perché io all'inizio impiantavo protesi di anca e di ginocchio come chirurgia ortopedica, e poi da lì non ce la facevo più a stare 12 ore in sala operatoria, impiantavo 15 protesi a settimana, quindi interventi abbastanza pesanti. Da lì ho dovuto adattarmi, per cui ho fatto dei corsi all'estero e
ho iniziato la chirurgia vertebrale mini-invasiva, cioè quella senza i tagli. Quindi vai a togliere un'ernia del disco passando attraverso le vertebre con un ago. Cioè, è un esempio. Un altro esempio sono le stabilizzazioni vertebrali, cioè le barre e le viti che si mettono sulla colonna, le fratture vertebrali. Una volta si trattavano solo esclusivamente con la chirurgia aperta, quindi interventi che duravano 4 ore, 5 ore, sanguinamento massivo, eccetera, eccetera. Adesso con un forellino, un piccolo taglietto, riesce a fare questo. E riuscivo a fare questo tipo di chirurgia. Andando avanti, la vista è peggiorata, le mani sono peggiorate, non riuscivo a reggere il peso neanche del camice, per cui ho dovuto abbandonare l'attività chirurgica. E nelle arti marziali non ho abbandonato nulla. Ho cambiato, ho fatto delle modifiche sul metodo Bianchi, ad esempio. Anche i vari kata della vecchia scuola tradizionale giapponese, che è l'Ontai Yoshin Ryu, noi in programma per gli esami portiamo questi kata, li ho dovuti modificare, quindi ho fatto delle modifiche adattando la tecnica in maniera tale che mantenessi il principio della tecnica, ad esempio, ripetiamo, il Kodekaeshi, no? Ok? Però magari invece di posizionarmi in un determinato punto, mi giravo in un altro modo, il principio è quello, l'ho applicato, va bene così. E così è quello che sto cercando di fare con gli allievi, con i compagni, cercando di programmare futuri stage, se riapriranno le nostre attività, cercando di far capire innanzitutto a chi sta in palestra. Questo è un messaggio che mi fa piacere dare, soprattutto perché il tuo canale è un bel canale, molto seguito. Ti ringrazio. È molto professionale e soprattutto tratti vari argomenti che sono molto importanti anche per chi si avvicina agli sport da combattimento o alle arti marziali. E una cosa che voglio far capire agli allievi, perché diciamo che quando entri nel mondo dei dannati, i dan, quindi passi dai chiù ai dan, sei un dannato. Sì. Perché sei un dannato? Perché quando prendi il primo dan, ricominci da capo. Beh, sì. Ed è un cerchio che gira, gira, gira. Perché? Perché non finisci mai di imparare. Ma questo lo capisci quando hai un bagaglio di esperienza alle spalle. La cosa che dico sempre quando ci incontriamo con le altre scuole, le altre palestre, facciamo gli stage e tutto quanto, ai ragazzi, gli dico: se io riesco a fare una tecnica e in pratica io dal mese di aprile non mangio perché ho una complicanza grave della sclerosi multipla che mi ha praticamente distrutto tutta l'innervazione dell'intestino, mangio pochissimo. Se riesco a introdurre 700 calorie al giorno è festa e non mi ricordo più i sapori dei cibi, per cui non c'è scusa che sono stanco, questo lo allievo, sono stanco, oggi ho lavorato, oggi è una giornata, non ci sono scuse, ho fame, non ci sono scuse, tu la tecnica la fai, perché se la faccio io poi anche te. Mi è capitato qualche mese fa, prima del blocco del lockdown, di avere due nuovi allievi in palestra, uno pesava 92 kg e l'altro 85. Iniziano a fare una tecnica di proiezione e quello 85 kg non ce la fa, non ci riesce, fa mai la tecnica, quell'altro fa una capriola stranissima, ma vicino che è successo? Mi fa, ma questo pesa 10 kg più di me? Fatto, no, non è che pesa 10 kg più di te, aspetta, allora prendo questo 92 kg,
faccio la tecnica, lo proietto per terra, ok? Me lo guardo, lo sai quanto peso io? Mi guarda, anche se non ti dico il peso, sono la metà. Sì, sì, uno lo nota. Ok, se io ci sono riuscito, perché non ci devi riuscire? Perché ti sei, stizzito, ok? L'hai preso e l'hai scaraventato per terra. Quella non è la tecnica. Quella è prendere una persona, è un sacco di patate e lo butto per terra. No, non è. Ok? Questa è una cosa che voglio trasmettere ai ragazzi. Mai arrendersi. Tutti possono fare tutto. Volere è potere. Allora, io una cosa che ti volevo chiedere, proprio sul fatto, no, del mai arrendersi, forse era già una cosa tua prima di carattere o l'hai sviluppato in seguito alla malattia, magari, no? C'è la malattia, dice, devo reagire per forza, devo avere questa mentalità qua. È una cosa sviluppata in seguito o era già di carattere o era un mix delle due? Il mio carattere è così e si è, è aumentato la malattia. Io se inizio una cosa la porto a termine. Pianoforte, canto. Mi sono diplomato all'ottavo anno di conservatorio di pianoforte e canto. E adesso non ce la faccio, anche perché noi stiamo parlando, ma ho la broncopolmonite. Non so come e ho fatto video lezioni. Vabbè, questa è una bellissima chiacchierata che faccio con un amico, per cui sono contentissimo di farlo, però accuso, ma c'è problema? No, io non ce lo vedo problema. Quello che ci stavamo dicendo anche prima dell'avvio della registrazione, no? A parte che veramente, nella maniera più genuina possibile, sei una delle persone che stimo di più sul pianeta, perché quello... Ho capito, però dai molto coraggio, perché molti problemi, anche miei personali o di altri, vengono automaticamente ridimensionati. Cioè, molte cose che uno dà per gravi o... guarda che c'è gente che lotta ogni giorno. È quello che ci dicevamo, no? Anche nell'ambito delle arti marziali. Sì, dobbiamo affrontare le difficoltà, o anche fuori dal dojo. Ok, finché so parole, finché giochiamo a fare samurai nel dojo, ok, no? Ma anche sul ring, come dicevamo, mi picchio, mi pesto e poi finisco, torno a casa, tutto il tempo di recuperare, esco con gli amici, mi diverto. Mentre per te la lotta continua, cioè non finisce mai. E quindi, dico, come fai a rimanere? Sicuramente non resterai sempre al picco con la mente, quindi ci saranno i momenti magari più giù, momenti più su, però come fai comunque a mantenere quel buon livello di trasmettere appunto questa energia in chi ti ascolta pure, no? Allora, la filosofia che seguo io è vivi il momento, quindi vivi l'attimo, molto perché l'attimo è uno ed è eterno, non torna più. Se tu perdi quell'attimo non c'è più. Ora che dico ora, è già passato e fa parte del passato. Legare la mente al passato significa aggrapparsi a ricordi che non torneranno più. Ma sono ricordi, fanno parte della tua vita. Guardare il futuro troppo in là è inutile. Perché? Perché fai delle proiezioni. Sei preoccupato perché domani c'hai da fare, non lo so, varie attività, ok? Ah, come faccio domani? Devo fare questo, questo e quest'altro, forse devo spostare questo da una parte, quest'altro. È inutile che ti preoccupi. Vivi. Stai perdendo quello che stai facendo adesso, perché stai pensando a quello che succederà domani. L'esempio che faccio sempre, l'ho fatto anche durante la nostra intervista, io, la vecchia intervista,
Sì, la mettiamo da qualche parte. Io mi preoccupo di quello che dovremmo fare, che avrei dovuto fare domani nel pomeriggio, va bene? Vado a prendere la macchina, buco la ruota, è finita la giornata, sì. Perché è trovato, devo riparare la ruota. Ecco che tu ti sei preoccupato tutta la notte o il pomeriggio per organizzare questo, quello e quell'altro. Sono eventi della vita. Come trovi le energie? Le energie le trovi perché la via che devi seguire è una sola, non hai altre scelte. Io non ho altre scelte, io ho un binario. L'esempio del treno è l'esempio che ho fatto sempre con te. La barca va, cambiamo esempio, la barca va nel fiume e tu non ti chiedi perché esiste il fiume c'è, scorre, capisci? Vuoi dare una spiegazione alla corrente? Perché la corrente va da quella parte? No, è così. Tu hai una vela, bene, e se vuoi far camminare la barca devi mettere la vela in un determinato modo, in maniera tale che la barca continua ad andare. Poi a un certo punto c'è un bivio. Sei tu che scegli quale strada prendere, o a sinistra o a destra. A te la scelta, ma non ti devi arrendere, tu non ti puoi fermare, perché altrimenti vai contro i massi. Ok? O vado a sinistra o vado a destra. Se io mi fermo, vado contro i massi, per cui se io mi arrendo, finisce lì il viaggio, lo devo continuare il viaggio. Dici, come fai? Fai, perché non c'hai altre scelte. Come trovo la forza? Questo se lo spiegano anche i medici, non se lo spiega, cioè non lo sanno neanche loro. I miei colleghi non sanno come riesco io a... praticamente a bruciare penso 4-5 mila calorie al giorno introducendone se no 700, perché non sto mai fermo, perché mi devo muovere, perché non posso stare fermo e allora mi devo muovere e faccio, mi alleno dentro casa, prendo molti tatami, comincio a fare le cadute, perché se perdo poi le cadute mi si strappano tutti i legamenti della colonna, arrivederci e grazie. Io mi alleno, ma... mi alleno, non mi arrendo. Il primo dell'anno, io ho fatto un video, il primo dell'anno, io mi sono allenato. Non c'è Capodanno, per la malattia non c'è Capodanno. Per l'agonista, visto che stiamo parlando di arti marziali, non c'è Capodanno. Quando io ho fatto i campionati nazionali, io mi allenavo tutti i giorni, tutti, compreso Natale, Santo Stefano, la Befana, Capodanno, Pasqua, non c'era una pausa e non c'era neanche lo sconto. Oggi dai, è festa. No, quello fai, il sacco è quello fai, basta. Ma maestro, l'attività fisica, nello specifico le arti marziali, comunque ti aiutano da un punto di vista proprio di salute, comunque a preservare un certo livello di salute. Sì. Ci sono esercizi specifici anche per questo slegato dalle arti marziali, ci sono esercizi di routine per chi ha questi esercizi particolari che hanno studiato al Foro Italico a Roma, la parte universitaria, perché il Foro Italico fa parte dell'Università della Sapienza di Roma, e sono entrato in un progetto sperimentale dove ero borderline, cioè ero proprio al limite, perché in teoria a livello sanitario stava all'ultimo gradino, ma a livello, diciamo, non atletico, però di forza di volontà, di voglia, poi alla fine anche atletico, perché se io faccio sport da una vita, è normale che alla fine vivi un pochino di rendita, tra virgolette. Per cui sono entrato in questi progetti sperimentali, là mi arrabbiavo tantissimo, perché mi trovavo insieme a altri miei colleghi affetti da sclerosi multipla, quindi altri
pazienti, i quali si lamentavano pure per salire sopra una cicletta. Allora, alti. Innanzitutto mi dà fastidio che ti lamenti, primo. Perché ti devi lamentare? Sei stato tu che hai scelto di venire a fare il progetto sperimentale. Hai firmato per fare questo progetto. Hai tolto un posto ad un'altra persona che magari avrebbe trovato giovamento in quello che loro stanno cercando i medici, i fisioterapisti, i laureati in scienze motorie, ok? Stanno cercando di capire quali sono i tuoi muscoli che ancora funzionano e cercano di spronarli. Che io devo stare qui a allenarmi, a fare gli esercizi, soffrendo perché non è che facevi gli esercizi sul bicipite che funziona o su, no, lì vai sul brachio radiale, su altri muscoli, ok? Piccolini che ti aiutano a magari a prendere bene la penna, ok? Ad afferrare gli oggetti. Per cui io ci litigavo proprio. Cioè, non... Come la tua difesa? Stessa cosa, hai passato il limite, lì passavi il limite. Perché nonostante il dolore, perché quando fai questi esercizi hai dolore, io seguo un programma che hanno studiato lì al Foridatico e faccio questi esercizi tutti i giorni. Se salto un giorno, lo sento. Per cui quando stavo al Foridatico, a loro gli dicevo, o te stai zitto o te ne vai. Perché io non me ne vado, perché io sto qui e devo fare i miei esercizi. O monti sulla bicicletta, ma io non ce la faccio perché che tu abbia due bastoni canadesi e non ce la fai a camminare, questo non toglie il fatto che c'hai tre persone che ti aiutano a salire sulla bicicletta, lo fai in silenzio, ci metti un po' le volontà. Se c'ho una persona che sta in sedia a rotelle perché non cammina, legato, nel nostro caso parliamo di sclerosi multipla, va bene, ma ci possono essere tanti altri motivi, un incidente, quindi una lesione midollare, eccetera, eccetera. Sono tante le patologie, un ictus, quindi una emiparesi. L'altra parte funziona, eh? Se non funziona una parte, l'altra funziona. Falla funzionare. Dici, ma non c'ho più la mano sinistra, che fai? Ti piangi perché non c'è la mano sinistra? Tanto la mano sinistra non te la tira nessuno. Non funziona. Mettila qua, usa la destra. Io sono fatto così. Quello è l'atteggiamento nei confronti della cosa, no? Come abbiamo detto prima, ci sono due strade, la puoi prendere in un modo. Vabbè, la strada per piangere, piangi, ma che ci guadagni? Niente. Prendi l'altra strada. A proposito di scelte, so che hai una pagina che si chiama Io Scelgo. Quindi dici un pochettino di che cosa ti occupi in questa... Allora. La pagina Io Scelgo è nata dall'idea mia e della mia compagna di cercare di dare forza a chi è affetto da sclerosi multipla e anche da altre patologie, ma soprattutto vado a spiegare in termini semplici, quindi non in medichese, che cosa significa essere affetti da sclerosi multipla, anche come affrontare le problematiche durante la giornata, anche a far capire a chi ci sta vicino, parenti, amici, a come aiutare chi è affetto da sclerosi multipla, perché come dicevamo prima, giustamente tu hai detto, c'è il momento sì e c'è anche il momento no nell'arco della giornata, questo è normale. Io poi pratico parecchia meditazione, quindi però i momenti no ci stanno, soprattutto io adesso da aprile a oggi calcola che sto mangiando la crema di riso, cioè sto allo svezzamento del quarto mese del bambino, perché tutto il resto non lo posso mangiare perché dopo amico faccio diarrea, ok? Ciò non toglie il fatto che io mi debba fermare o mi debba arrendere o devo dire, vengo un po' all'estra, non ce la faccio perché non ho mangiato. No, l'energia nasce dentro di me. C'è chi ci crede, chi non ci crede. La filosofia del Kundalini Yoga, i chakra,
l'energia, cioè ci sono dei canali che sono paralleli ai canali umani, quindi sangue venoso, sangue arterioso, è tutta quanta, diciamo, una filosofia particolare. Io seguo le filosofie orientali, non ragiono da occidentale. La vita va vissuta al momento, quando finisce, finisce. Ma non è un fine, perché la vita non finisce, va avanti. È un cerchio che si, diciamo, che non termina mai. Sapendo questo, ok, che io oggi mi lamento, è inutile. Se io oggi ho paura di morire, la mia paura di morire è soltanto la perdita delle persone a cui tengo. Sì. Fondamentalmente, io come persona non ho paura della morte. Ho paura e tristezza nel lasciare mio figlio, la mia compagna, i miei genitori, adesso, la mia vita, ok? Calcolando che io la mia vita l'ho cambiata parecchie volte, mi sono adattato parecchie volte, ho cambiato forma, mi sono appunto messo nella posizione con la barca affinché la barca segua la corrente, perché se tu metti la vela contro vento, la nave affonda. Ok, non metto la vela contro vento. Quindi diciamo che su questa pagina dai, insomma, divulghi proprio tutto ciò che è inerente alla malattia. Come vado a spiegare. Che, per esempio, se tu vai a fare una visita, giustamente, non è che tu sei, se io dico tu sei ignorante in medicina, non è un'offesa. Vuol dire che tu ignori. Non ho le conoscenze e non hai le conoscenze. Io sono ignorante del mondo del karate, va bene? Posso sapere qualcosa sì. E magari ho imparato a jiu-jitsu, nella mia cultura, eccetera, eccetera. Posso leggere, ma è normale che io sono ignorante nella tua disciplina. Come sono ignorante io nell'idraulica. Se si rompe il tubo dell'acqua, che faccio? Metto l'acqua e ci chiamo chi è preparato, ok? Per cui qualsiasi persona che va dal medico, e qui dovrei fare una critica ad alcuni miei colleghi, la faccio apertamente, non ho nessuna problematica. Qualcuno dovrebbe fare scuola di adattamento alle persone con cui parli, perché se io posso parlare tranquillamente con te, con un'altra persona, con un ingegnere, con a Roma si chiamavano i spazzini, va bene, operatore ecologico. Come handicappato è brutto. No, io sono handicappato. Non sono diversamente abile, io sono handicappato. Diversamente abile è solo una persona, cieco, perché acuisce gli altri sensi per la mancanza della vista. Allora è diversamente abile. Interessante. Ma se tu togli le abilità, se tu mi togli la vista, se io chiudo gli occhi, io non cammino, perché io ho imparato tramite esercizi, tramite degli studi particolari, a triangolarmi con la vista, ok? E adesso che è calata inizio a avere difficoltà. E io so com'è il mio corpo nello spazio, negli angoli dello spazio, perché altrimenti se tu adesso io sto guardando te, mi dici come hai il piede destro? Io non lo so, lo devo vedere, infatti ecco, non lo so, non lo sento, ok? Allora, quando vai a fare una visita, il medico ti spiega, hai questo che è, in termini, tu esci Davide, ma che c'ho? Ma chi mi ha detto? Allora io prendo vari argomenti della malattia e li spiego in termini semplici, con parole, diciamo, tranquille. Parestesia. Significa addormentamento.
perdita di sensibilità. Ok? Il medico che c'ha fuori magari altri 20 pazienti da visitare e si è fatto tardi, per cui cerca giustamente di stringere, ma non perché diciamo deve stringere, perché io nelle mie visite non ho mai stretti i tempi. Tu hai bisogno di un'ora? Ti dedico un'ora, un'ora e dieci, è un'ora e dieci, poi diventa un'ora e mezza, e diventa un'ora e mezza, gli altri fuori aspettano. Se vuoi essere visitato da me, aspetti. Perché? Perché magari quel paziente c'ha bisogno di un'ora e mezza per capire che cosa ha. Sì. Quindi te lo spiego in 7.000 modi diversi. Così faccio sul canale. Ti spiego in vari modi, usando vari termini, che cosa ti hanno detto alla visita, che cosa ti porta la malattia. Perché non cammini? Perché hai una problematica respiratoria? Perché cala la vista? Insomma, tutto... ok, ho capito. In maniera semplice. E in più cerco di dare forza e coraggio a non mollare mai, perché non si deve mollare mai. Così nella vita, così sul tatami, così sul ring. Tu, se devi fare una ripresa, non molli. Magari tu, che sei una cintura nera, ti adatti al tuo allievo o alla cintura verde. Ok? È normale che noi, cinture nere, se combattiamo con le cinture più basse, è logico che io conosco più tecniche, va bene? A un certo punto uso una tecnica che tu non conosci, o il colpo d'occhio, o l'esperienza. Una cosa che mi ha insegnato il campionato nazionale è: meno ti muovi e meglio è. Dici, che cosa stai dicendo? È: mantieni l'ossigeno, mantieni le forze, segui l'avversario, aspetta che si scopre e colpisci. Questo è quello che ho imparato. Prima non era così. Quando ti alleni, ti muovi, fai. Sì. Arriva alla fine del primo round e dici, oh, io ne la faccio. Secondo, oddio, chi ce la fa? Ok? Quando arrivi a livello professionistico, semiprofessionistico, cominci a dosare le tue forze. Allora, tu hai questo bagaglio, e sono le tue forze giornaliere, non sono quelle che puoi utilizzare per camminare, fare la spesa, andare al lavoro, allenarti. No, tu hai queste forze qui, non le puoi aggiungere altre. Per cui se devi andare a fare la spesa, ti prendi un altro mattoncino e te lo metti lì. No, le forze tue sono queste. Le devi dosare, le devi gestire. E allora impari a gestirle. Come ho imparato io, cerco di spiegare a chi mi segue come utilizzarle, come sviluppare e soprattutto come cercare di non entrare in un tunnel, che purtroppo è un tunnel che parecchi pazienti prendono, anche parecchie persone che non sono malate, per varie problematiche di vita quotidiana, problemi economici, problemi familiari, eccetera, eccetera. È un tunnel che scende e arriva davanti a una porta. Sopra la porta c'è una lucetta. Tu accendi l'interruttore e sulla lucetta sotto c'è un cartello. C'è scritto stanza della depressione. Allora, spiego e cerco di far capire di non entrare in quel tunnel, di non aprire quella stanza, perché soprattutto per chi ha una malattia, tornare indietro una volta che sei entrato dentro la stanza non è possibile. Guarda, io ho uno zio che è vivo, che è nella tua stessa condizione clinica, e mia zia che è morta di depressione, quindi non posso far altro che confermare, diciamo, tutto quello che hai detto. Quindi, pur non vivendolo in prima persona, quello che magari vivi tu, diciamo che
stai vicino, l'hai vissuta, diciamo che l'hai frequentata. Diciamo così. E niente, adesso volevo soltanto una curiosità su un aspetto che mi ha affascinato da sempre, quindi e ci togliamo, andiamo oltre poi l'aspetto malattia, roba clinica, la cannabis per uso terapeutico. Sì, funziona? Che, qual è? Sì. THC. Funziona? Cioè fa... Allora, io lo uso perché è l'unico farmaco che posso usare, ok? E qui spezzo un'altra lancia contro il sistema sanitario nazionale e contro il governo. Prendo responsabilità di quello che mi tolgo da ogni responsabilità. È possibile mai che io mi devo far fare la cannabis terapeutica privatamente in una farmacia che è specifica, che è una farmacia che sta a Chieti, va bene? E devo prendere questo olio, me lo fanno formato di in gocce in olio, quindi è con olio d'oliva, ed è l'unico farmaco che io posso prendere, perché durante la terapia che ho fatto 3 chemioterapie, mi hanno distrutto sia il fegato, ho rischiato il trapianto di fegato, sia i globuli bianchi, perché mi hanno distrutto un tipo di linfocita, e poi ho avuto una degenerazione di tutto quanto il tessuto il connettivo, quindi il tessuto che forma i legamenti, che forma i tendini, eccetera, eccetera, eccetera. La cannabis riduce i crampi, ha tanti effetti collaterali. La cannabis terapeutica non è la cannabis che viene fumata, ok? Che trovi da Ahmed sotto casa, no? Infatti, non è cannabis, è marijuana, perché la cannabis è difficile veramente trovarla. E ha effetti benefici. Io la consiglio anche a chi fa altre terapie, perché comunque sia ti dà quel senso di rilassamento muscolare, ma non ti dà l'effetto psicologico, ok? Quindi non è che hai l'effetto psicotropo della cannabis, quello è tolto dal farmaco, è un farmaco, ed io ho l'unico farmaco che posso prendere, continuo a prendere quello. Sono favorevole all'apertura di tutto e di più, perché è sempre una scelta. Diciamo che c'è un po' di bigottismo in Italia in generale, che non riesce nemmeno a distinguere poi da... appunto il bigottismo c'era anche sull'aborto. Sì, sì, sì. C'è tuttora sull'aborto, perché purtroppo in Italia c'è uno Stato all'interno dell'Italia, che si chiama Stato Pontificio, ok? L'aborto non bisogna abortire. Con le tecniche mediche diagnostiche attuali, io prima del terzo mese posso sapere se il feto ha una grave malformazione. E mi spieghi perché è un feto, ok? Non ha una volontà. Non andiamo in filosofia cattolica, protestante, eccetera, eccetera. È un ammasso di cellule a livello medico, ok? Non sente dolore. Dici, come fai a saperlo? Perché non si sono sviluppati ancora tutte le terminazioni nervose, perché lo studia embriologia, ok? È così. Allora, se io so già in partenza che quello che sto portando avanti nella gravidanza nascerà con gravi problematiche e magari vive 3 giorni, 3 giorni, perché ti posso elencare una miriade di malattie, le trisomie, che non è solo la trisomia la sindrome di Down, okay? Che è la trisomia 21, cioè 3 cromosomi X nel piano della cellula, 21 nella cellula. C'è esempio la malattia del Cri-du-chat, che dici, che cos'è? È il grido del gatto, è la trisomia 13,
Allora, il feto nasce, mentre lo tirano fuori, gli rimane la pelle attaccata, perché si squaglia, si scuoia, scusami. Ok? Non vive, cioè o nascono già morti o vivono un'ora, 2 ore. E questo è il bigottismo. Guarda, La scuola Fabio. cattolica. Io rispetto tutti. Rispetto a tutte le credenze, dagli induisti ai buddisti, ai cristiani, ok? Però quando tu puoi togliere una grossa sofferenza sia al soggetto che alla famiglia, facendo una pratica che non è niente di trascendentale o drammatico, va bene? In questo caso parliamo di aborto. Se parliamo di cannabis o droghe leggere, la stessa identica cosa, si entra nel mondo dei bigotti. Il bigotto è come il vegano, va bene? Io non mangio perché non posso mangiare. Il vegano non si può arrabbiare perché vai in un ristorante e non hanno il cibo vegano. Sei tu che hai scelto di diventare vegano. Io rispetto la tua scelta di essere vegano. Assolutissimamente. È una tua scelta. Tu lo sai. Se vai in un ristorante e non sai dove si va, ok? Una volta ci si andava al ristorante, adesso non ci si va più perché hanno preso pure quelli, ma vediamo il discorso Covid. È una tua scelta. Io non l'ho scelto. Io mangio la crema di riso, bevo 80 grammi di latte la mattina, obbligato a prenderli, e mangio uno yogurt. Questa è la mia alimentazione tutti i giorni, da 2 mesi a questa parte. Fino a 2 mesi fa mangiavo solo lo yogurt. Stanno cercando di farmi mangiare, ma prendo 20 farmaci al giorno solo per la parte alimentare, più tutti quelli della sclerosi multipla. Allora, rientriamo nel discorso del bigottismo. Sono d'accordo con te. C'è il bigottismo, che significa non significa non essere cattolici, non essere credenti, non c'entra niente. No, Dio infatti non ha detto. l'esempio che facevo prima anche è calzante, no? Nel senso, se io ho un problema al lavandino, chiamo l'idraulico. E anche Bravo. qui è una questione di se tu non sai come funziona l'embriologia, le cose così, cioè, metti bocca nelle cose spirituali, nessuno ti dice niente, ma se, finché tu entri nella politica, nelle cose che non ti competono, rischi di far danno anche in buona fede, magari. Certo, perché poi i fedeli, tra virgolette, seguono la Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica non è la fede in Dio. Ok? Se io credo in Dio è una cosa, bene? La Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa è fatta da uomini. Tutto ciò L'istituzione. che è stato tramandato, e chi non mi dice che è stato cambiato? Perché se io parlo con te, ok? E ti dico una cosa, dopo tu la riferisci a un altro, poi la riferisci come il gioco del telefono, no? Alla fine esce un'altra cosa. Io ti ho Sì. detto A, esce fuori Z, bene? Vangeli, cose varie, eccetera, eccetera. Rispetto tutto, rispetto tutti. Come rispetto il Corano, lo rispetto. Non sono d'accordo su alcune loro, diciamo, loro modo di vivere, ok? Ma li rispetto. Non vado a mettere bocca lì. Quindi tu, Chiesa, esempio, i preti non si possono sposare. Perché? Ma chi l'ha detto? Non so, dalla discendenza, le ricchezze. Stato così. Da chi? Pietro c'aveva la famiglia. San Pietro c'aveva non so quanti figli. Adesso siamo. Ha scelto di seguire Gesù, questo è quello che dice il Vangelo, va bene? Ma Pietro era sposato, sei il capo della Chiesa, San Pietro era sposato e c'aveva i figli. Mi spieghi? Lasciamo, Fermiamoci cambiamo argomento. qui, anche perché anche questo è un argomento che mi appassiona parecchio, cioè io mi sono anche sbattezzato perché
mi sento ateo e anche a livello formale voglio essere ateo, quindi diciamo che mi sono fatto depennare. Quindi mi è sempre affascinato a me questo discorso, infatti io ho parlato con un sacco di preti, cioè, ma proprio per vedere il modo di ragionare, quindi mi appassiona. Però ritorniamo un attimino sulla parte marziale, giusto l'ultima domanda, visto che sei un ortopedico, cosa consigli? Per ridurre magari gli infortuni che possono succedere, i più frequenti magari. Allora, di base l'infortunio è un incidente, quindi può capitare a tutto e a tutti, di tutto e a tutti. Per evitare di magari crearsi delle problematiche, per esempio degli stiramenti, quindi delle distrazioni muscolari, il consiglio mio è mai avere un periodo di stop atletico troppo lungo, ma fare ogni tanto un tipo di allenamento. A livello tendineo e legamentoso si può prevenire poco. Perché? Perché noi nasciamo con quel legamento, con quel tendine, non lo puoi sviluppare o stimolare, va bene? Ma esercizi di stretching e di allungamento quotidiani. Il consiglio fondamentale è saper trovare il tempo, perché il tempo si trova, ok, di fare esercizi anche semplici, un quarto d'ora, 20 minuti di stretching, di potenziamento muscolare, i piccoli esercizi tutti i giorni, ok? E qui rientra nel discorso della filosofia: la vita è una torta e ci sono vari spicchi. Se io frequento soltanto uno spicchio, non conosco gli altri spicchi. Per cui se me c'è, per me c'è soltanto lo spicchio del lavoro, io non vedo lo spicchio dello sport, non vedo lo spicchio della salute, della famiglia, eccetera, eccetera. Lo spicchio della salute è importante. Per cui sapersi mantenere, e soprattutto per chi fa sport, nel nostro caso arti marziali, ok? C'è per esempio il condizionamento. Se tu non condizioni le tue tibie o non condizioni il tuo pugno, e per pugno intendo questa parte qui, perché il pugno non si dà con questo, si dà con questo. Per un motivo molto semplice: segui l'asse anatomico, non c'è la proiezione del mio essere sul pugno che deve andare per forza su questo. No, è un fatto anatomico. Qui segui il polso, che è un radio, segui il gomito e segui la spalla. Se il pugno è andato bene, il condizionamento a mani nude, ok? Tu tiri il sacco a mani nude e non ti fai male, perché c'è la pelle dura. No, non è che c'è la pelle dura perché c'è nato, perché si è condizionato al. Apriamo un discorso perché da un ortopedico me lo devo far dire, il condizionamento fa bene, fa male, è vero che si arriva poi, magari ti senti bene in giovane età e arrivi poi da vecchio che ti si sbriciolano le ossa. No, non si sbriciano le ossa, favorisce l'artrosi. Questo sì. Soprattutto il condizionamento tibiale e delle mani. Perché il condizionamento sulle ossa è creare delle fratture, ok? Che si chiamano infrazioni, cioè piccole fratture, cioè fratture delle piccole Micro, sì. dell'osso, va bene? Che cosa succede? Succede che sulla parte fratturata, la scheggetta, si forma il callo osseo, va bene? Tu continui a fare il condizionamento, per cui si rirompe e si riforma il callo, si rirompe e si riforma il callo, si rirompe e si riforma il callo, fin quando il callo diventa uno scudo che va a avvolgere dentro di sé le terminazioni nervose, quindi quelle sensitive. Perché i ragazzi thailandesi tirano i low kick o i mawashikeri contro gli alberi di bambù? L'albero si spezza e loro non si fanno niente. Quelli hanno iniziato da piccolini a prendersi
Abbott, e uno, e due, e tre, e quattro, aia, si è rotto. Aspettavano che guarivano, e uno, e due, e tre, e quattro. Alla fine non ti rompi. Qual è il problema? Il problema è articolare. Perché? Perché l'articolazione a lungo andare ne risente, per cui si facilita, diciamo, la progressione dell'artrosi. Questo sì. Però se io voglio fare e voglio, quindi scelgo un'arte marziale, portarla in determinato modo, io faccio tutto quello che ho fatto. Ok? Poi non mi posso lamentare che mi sono rotto il dito. Sono diciamo, Quindi diciamo, tu dici non fa bene, però va fatto, nel senso se vuoi fare arti marziali, oppure fino a un certo grado può dipende fare. che cosa vuoi fare. Dipende che cosa vuoi fare. È la tua scelta, nel senso che cosa voglio diventare, che cosa voglio fare della mia vita marziale, dove voglio arrivare, ok? Nell'autodifesa. Un condizionamento sui pugni e sulle gambe è fondamentale nell'autodifesa. Perché? Perché io ti porto dove voglio io, mentre tu mi attacchi, io ti porto dove voglio io, e sicuramente un pugno dato da te rispetto a un pugno dato da me, ok? E io di pugni ne ho tirati, dunque, 88-2021, quanti anni sono? Parecchi. Ok, va bene. Tu ne hai tirati più di me perché facendo karate ne hai tirati più di me. Perché poi togli che quando ho finito kickboxing, io di pugni ne ho tirati pochi. Uso più che altro trovo lo squilibrio dell'avversario, leve, bloccaggi, eccetera, eccetera, cosa che si fa nel jiu-jitsu. Qualche pugno si tira. Non è normale. Se tu scegli di intraprendere quella via e farla in un determinato modo, è normale che il condizionamento ti aiuta, nell'autodifesa ti aiuta, perché se io per errore o nella foga mi sto difendendo e l'altro è armato e non è che non riesco a disarmarlo, gli do un pugno sul cranio, il cranio è duro, e fa male. Ti vuoi rompere una mano? Se hai fatto condizionamento, te la puoi rompere ugualmente, ma è più difficile. E il colpo comunque sia molto più efficace. Sì. Perché? Perché comunque sia tu qui hai meno sensibilità. La tibiata del thailandese, se ci fai caso, la loro tibia non ha la spina, cioè. La nostra tibia è fatta così, ok? La loro tibia è piatta. È perché sono le numerose fratture che si sono create sulla tibia che hanno creato uno strato di callo osseo. Le fibre nervose sensitive che stanno sulla gamba, piccolissime, sono state inglobate nella tibia. Per cui loro tirano una tibiata, ma non sentono nulla. Non Quindi sentono. si può considerare un rafforzamento oppure è semplicemente una questione di desensibilizzazione, ma l'osso non è più forte, non è più resistente, anzi forse, boh, forse può essere anche il contrario. È più duro, Meno flessibile. ma è meno flessibile, perde l'elasticità, perché l'osso è elastico. Sì. Questa di questo è l'osso elastico. L'osso si muove sempre, ok? Per cui in questo modo diventa più duro e meno elastico e si può fratturare, va bene? Ma tu non Sì. senti dolore perché è chiuso dal callo osseo. Questo è quello che succede. Ok, dai, passiamo con l'ultima domanda. Progetti per il futuro? Non so se magari vuoi aprire un canale YouTube. Non so se mi sa che ce l'ho il Ce canale. l'ho, ma non riesco a farlo decollare perché non c'ho tempo. Allora, io comunque metterò sotto tutti i link verso, no? Dirottiamo la vela di chi ci segue verso il maestro Marco Mazzuca, quindi metterò sotto in descrizione tutti i social, Facebook, Instagram, poi mi passerai tutto l'occorrente.
Quindi non YouTube ci ho provato, ci sto provando, dovrei studiare, non ho capito che cosa mi hanno fatto vedere, c'è un volume alto così. Ho chiuso, ok, va bene. per Allora, cosa per YouTube studiare. per YouTube, sì, mi hanno detto di studiare perché devi cambiare delle selezioni che hai fatto, magari non le hai fatte. Io ho provato ad andare su Ma YouTube. in queste cose, come forse in tutto, C'è bisogna uno. mettere mano in pasta. Quando metti mano in pasta, la Ci ho necessità. provato, ho fatto un macello la prima volta che l'ho messo e adesso devo cercare. Infatti, mi ha scritto una persona e ha detto: ma non riesco a mandarti un commento. Dice che non lo puoi, non sei abilitato a ricevere commenti. Caro, niente. Sono andato a vedere poi sul menu impostazioni, eccetera, eccetera. Avevo toccato qualche cosa, sicuramente. Se mai ti servirà una mano, sappi che io ci sono. Poi molti non mi vedono a YouTuber, io in realtà sono abbastanza tecnoleso, devo dire. Però sembra di no, ma in realtà sì. Cerco di arrancare, però aspetta, io sono anche perito informatico, diplomato, ma zero, sempre più orientato verso la filosofia o anche la scienza. Io paradossalmente ho più libri di scienza in casa che non di arti marziali, contrariamente a quanto si crede. Sì, è un po' strano, quindi ti posso aiutare fino a un certo punto con YouTube, anche se ok. Io accetto volentieri la tua mano. È che da quest'altra parte ti trovi in decerebrato No, YouTube. dai, ci si arriva, ci si arriva. Comunque, grazie mille di questa chiacchierata. Spero tutto il pubblico che ci ha ascoltato che sia stato di vostro gradimento. Speriamo Sicuramente ci di rivedremo, aver ministro. annoiato più che altro e spero di aver dato un segnale. Di non arrendersi mai, di non mollare mai. Questa è la base. Grazie mille, maestro. Un forte abbraccio virtuale. Grazie, Ci vediamo presto. grazie, sempre virtuale, grazie.